Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nelle pagelle di Cagliari Juventus. Allora, ieri sera forse non sono stato perfettamente chiaro, ma io ribadisco che la vittoria me la godo sempre. Tutte le volte che la Juventus porta a casa i 3 punti, quello è l'importante, quello è indispensabile e basta anche solo pensare al mood che abbiamo, cioè tutte le volte che vinciamo siamo contenti, quanto invece purtroppo come con l'Inter, col Villarreal, non si vince, beh, le labbra invece che andare verso l'alto vanno verso il basso. Però è ovvio ragazzi che non possiamo semplicemente dire abbiamo vinto, perfetto. Perché la creazione dei contenuti, uno, non funziona così, due, non è nemmeno il mio modo di affrontare il calcio, ma anche quando banalmente giochiamo noi calciatori amatoriali nelle partite del lunedì sera, alla fine c'è sempre la discussione, c'è sempre il cercare di capire dove si è sbagliato, come migliorare, ma questo avviene anche dentro le squadre di calcio. Lo stesso Allegri che va ai microfoni a fare la conferenza stampa post partita e dice: va bene, abbiamo vinto tutto bene. Oggi, domani, quando si troveranno, andrà a far vedere ai giocatori che cosa non ha funzionato per cercare di migliorarlo. Ma la critica costruttiva, ragazzi, è la base della vita, cioè in qualsiasi ambito. Non vedetela come un ecco, anche se abbiamo vinto, sei lì a puntare il dito perché il dito non è stato puntato nei confronti di nessuno. Penso che lo vedrete anche un po' nelle pagelle. Quando si vince vuol dire che si lavora sempre bene. Poi dico una cosa. Nelle ultime settimane, dopo un sacco di risultati utili consecutivi, anzi inutili consecutivi, con magari prestazioni che avevano anche convinto, ma quando poi non arriva il risultato io non sono tranquillo. Invece ieri sera, nonostante una prestazione che io ho detto sofferta, ma non perché il Cagliari ci abbia fatto soffrire, quanto più perché noi abbiamo sofferto nel non riuscire a realizzare i gol, non riuscire a convertire, a trasformare tutte le occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo sofferto perché noi siamo la sofferenza, non tanto l'altra squadra. Noi facciamo fatica, noi siamo il nostro peggior nemico e lo saremo sempre. Quindi, nonostante questa partita in cui la Juventus ha sofferto perché non è riuscita a convertire tutto quello che ha creato, la Juventus, ma l'ho detto anche banalmente ieri sera, lo torno a dire, ha strameritato la vittoria. Sentire Mazzarri che dice: ma potevamo pareggiare. Sì, è vero, ma potevate anche perdere con 5 gol di scarto. In queste ore ho letto anche persone che mi dicevano che la Juventus comunque non ha dato niente, è entrata senza un'idea, ma non è vero, la Juventus ha fatto la partita, ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno a questo punto, ha fatto la partita. Poi ho visto che tanti non erano d'accordo sul punto di vista mentale, sul passo indietro a livello mentale, mi hanno detto: guarda Luca, secondo me non è così perché probabilmente qualche mese fa una partita del genere non l'avremmo ribaltata. Sono d'accordo, ma il mio ideale di un passo indietro a livello mentale non era questo, perché ormai abbiamo capito che la Juve di inizio anno e la Juve che invece poi si è creata nel tempo non è la stessa squadra. Ci sono stati dei passi, dei passettini, non diciamo dei passettini in avanti che hanno permesso di migliorare, ma anche qualcosina che ci ha riportato indietro. Ma semplicemente perché è vero, magari una volta non l'avremmo nemmeno ribaltata, ma un paio di settimane fa probabilmente avremmo subito un po' di meno a livello di pressione, saremmo stati un po' più cinici. Ci sono state delle partite, ragazzi, in questa stagione in cui andavamo, tiravamo in porta 4 volte, facciamo 2 gol, vincevamo 2-0. E adesso invece siamo in quella fase in cui facciamo 20 tiri e ne facciamo comunque sempre solo 2. Quindi poi è vero che ogni partita è diversa, ogni partita c'è una concezione differente, indubbiamente. Però lasciatemi dire una cosa: in questo momento siamo una squadra che subisce un tiro in porta, prende un gol. Per fortuna subiamo poco, per fortuna le altre squadre faticano ad arrivare dalle nostre parti, perché sto pensando un po' alle ultime partite che abbiamo giocato con il Villarreal, che siamo fatto 3 tiri e sono riusciti a segnare 3 gol. Con la Salernitana cosa hanno fatto? Niente, non abbiamo preso gol. Con l'Inter hanno fatto un tiro, abbiamo preso gol. Ieri sera al Cagliari ha fatto un tiro, abbiamo preso gol. Quindi tutte le volte che le squadre arrivano a ridosso della nostra area di rigore riescono a farci male per errori individuali, per errori magari di scalata, perché siamo poco attenti nel gestire il contropiede avversario, quindi la nostra transizione negativa. Noi siamo un po' pigri nella nostra transizione negativa e siamo un po' pigri anche nella nostra transizione positiva. Quindi sono cose che vanno migliorate. Poi è ovvio che 6 giornate alla fine della Serie A, quello che si è fatto si è fatto. È per quello che vi dico, io ho visto dei passi indietro a livello di mentalità, perché una squadra come la Juventus che subisce poco, ogni volta che prende un tiro in porta, prende gol e poi con la difficoltà di squadra di andare a creare e a convertire in rete,
Allora anche quel tiro in porta non deve trasformarsi in gol. E penso proprio che questo nasca da un atteggiamento mentale, non un atteggiamento tattico, tecnico, di nessun tipo. No, non è quello. Penso proprio che nasca tutto dalla testa. Scusate questa introduzione abbastanza lunga, ma ci tenevo a sottolineare alcune cose che magari non erano passate alla perfezione. Allegri sei, perché comunque la partita la portiamo a casa, facciamo il nostro. Penso che la Juventus, come dicevo prima, abbia fatto la prestazione. Meno male che siamo riuusiti a uscire dallo stadio sardo con 3 punti, perché la partita poteva prendere tutta un'altra direzione proprio per il motivo che dicevo prima. Noi prendiamo gol sull'unico tiro, poi facciamo fatica a fare gol e quindi poteva anche nascerci la sorpresina negativa, dato che Allegri parlava di Pasqua. Ecco, adesso siamo sotto Pasqua. Di sorprese anche basta, ne abbiamo già trovate abbastanza, però penso che la Juve abbia fatto la sua partita e che Allegri l'abbia preparata nel modo giusto. 6 a Szczesny, signori. Che voto diamo a Szczęsny? Cagliari, non... diamoli senza voto, diamoli 6, quello che volete voi, cioè, è difficile valutare il portiere ieri sera. 6,5 a Chiellini, perché secondo me Chiellini ieri sera ha fatto una grandissima prestazione, ma veramente giganteggiato, lì di dietro. Mi è piaciuto un sacco, mi ha convinto tanto. Bravo Giorgione, 6,5, che te la sei anche fatta tutta. Bravo. Vabbè, poi 7 a De Ligt, che se Chiellini è il capitano di oggi e Dybala doveva essere il vice, poi c'è ovviamente Bonucci che è il terzo capitano. Sì, però se guardiamo sul lungo, il capitano della Juventus può essere solamente Matthijs De Ligt. Ragazzi, inutile girarci intorno. Cioè, anche ieri sera, grande prestazione lì di dietro, perno centrale della difesa 3 a girare, a smistare i palloni, più il gol. Ieri sera hanno fatto gol due dei giocatori che sono il futuro della Juventus, di quelli che bisogna blindare, prendere, mettere contratto a vita per i prossimi 15 anni. Rimanete qui e fate i due giganti, due colossi, loro due, Chiesa, poi possiamo aggiungere, che ne so, Locatelli per dire a centrocampo. Sono giocatori dai quali non possiamo assolutamente privarci, non possiamo privarci di questi calciatori. Cuadrado 6,5, ieri sera grande spinta, da parte di Cuadrado, mi è piaciuto un sacco, sempre volenteroso di andare al dribbling. Siamo sempre solo un po' lenti nelle ripartenze, ma questo non dipende solo da Cuadrado, dipende anche un po' dal resto della squadra come va a accompagnare. Però Cuadrado ha fatto una gran prestazione, secondo me ieri sera da 6,5 c'è poco da recriminare, ha fatto impazzire il lato sinistro del Cagliari e è andato anche a prendersi un cartellino giallo, uno dei pochi cartellini gialli. Ieri sera è stata una partita molto maschia in cui il Cagliari ha fatto un sacco di falli, la gestione dei cartellini è stata un po' bizzarra e Cuadrado no, è riuscito a far prendere uno dei pochi, però dai, bene, bene, bene Cuadrado, bene. 6 a Danilo, ieri gara tranquillissima per Danilo, veramente non ricordo né giocate super decisive né errori madornali. Penso che si possa meritare il 6 da compitino, perché veramente non c'è stato bisogno di fare chissà che cosa, non c'era bisogno di straordinari. Ieri sera partita ordinaria, molto 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 ordinaria da parte della Juventus. Oh, a me è piaciuto un sacco Luca Pellegrini, a parte il gol che gli è stato annullato, che poi sarebbe stato gol di Rabiot, vi giuro mi è piaciuto un sacco. Ieri la spinta sulle fasce secondo me è stata efficace, la Juventus ha giocato una buona partita sugli esterni. Abbiamo spinto come un martello sempre lì, da lì per andare a creare la superiorità. Poi purtroppo quando giochi col 3-5-2 è sempre un po' complicato perché c'è solo un esterno per parte, quindi poi devono fare tutto loro, però secondo me sia Pellegrini sia Cuadrado hanno fatto una gran prestazione e Pellegrini sta crescendo molto. In questa prima stagione alla Juventus io credo che sia necessario essere soddisfatti di quello che è il percorso di crescita di questo ragazzo, sperando di poterlo vedere un'altra stagione alla Juve, perché secondo me sta mettendo le basi per essere un giocatore, non so se titolare, ma comunque importante per la Juve del domani. 5,5 a Rabiot, non mi ha convinto, devo dire la verità, non una gran prestazione come quella dell'altro giorno con l'Inter. A parte quel tocco con il gomito che finisce nel gol, vabbè, quello lo lasciamo da parte. C'è stata un'occasione in cui sono impazzito, l'avrete visto anche nella reaction, perché non ha tirato bene, non ha beccato lo specchio da porta, c'era sul mancino, ma al di là di questo, che non sono queste le cose che chiede Rabiot. Sembra un po' svogliato, sempre un po' centrocampo lì, a trotterellare contento nel prato. 5,5, non è una bocciatura grave, però partita in cui non mi ha convinto. 6 ad Arthur invece, che secondo me fa la sua partita ordinata, tranquilla, in cui non perde praticamente mai il pallone, quando la palla passa dai suoi piedi è palla in banca praticamente, non c'è problema, lui la tiene lì, però poi non aggiungiamo mai quel qualcosa in più. È la classica prestazione da Arthur.
Su Arthur voglio fare un ragionamento. Io l'anno scorso lo consideravo uno dei giocatori più importanti nel centrocampo della Juventus, uno di quelli da cui ripartire, anzi il giocatore da cui ripartire nel centrocampo della Juventus, ma perché la situazione dell'anno scorso del centrocampo era abbastanza dura, se pensiamo un po' a quello che era il centrocampo dell'anno scorso, e Arthur era l'unico che riusciva a dare quel qualcosa in più. Adesso però dobbiamo dare quel qualcosa in più oltre Arthur se vogliamo cercare di migliorare il centrocampo. Quindi difficilmente credo che Arthur diventerà un giocatore abile ad andare in verticale. C'è stata anche un'occasione nel secondo tempo in cui due andavano dentro, ma proprio dentro, c'era la difesa del Cagliari aperta, due hanno fatto lo stesso taglio verso il centro, abbiamo aspettato, l'abbiamo data larga su Dybala perdendo un tempo di gioco, dando il tempo al Cagliari di rientrare, di recuperare. Quindi queste sono le cose che secondo me in cui Arthur deve migliorare, ma a questo punto mi viene a dire che difficilmente riuscirà a migliorare. E penso proprio che, per quanto mi riguarda, possa essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a un centrocampista che possa darci quel qualcosa in più. Ma questa è la mia umilissima opinione. Sei anche a Zaccaria, che ha fatto una partita normale, molto alto. Sia Zaccaria che Rabiot stavano sempre molto alti, cercavano di entrare, ma perché la Juventus cercava di alzare un po' il baricentro, anche se in realtà c'era sempre questa distanza tra i reparti, quindi magari qualcuno era alto, poi c'era magari Arthur con la difesa bassa, uno tra Cuadrado e Pellegrini alto, Dybala sulla linea stessa, linea delle mezze ali, Vlahovic sempre là da solo, poveraccio, ma adesso ci arriviamo. Quindi una squadra non ordinatissima ieri, questo va detto, nonostante la prestazione, nonostante i tiri verso lo specchio della porta, nonostante il dominio a tinte giallo-blu vista la maglia di ieri sera invece che bianco-nera. Zaccaria ha fatto la sua partita di recupero palloni, di cercare l'intercetto per poi fare la ripartenza. Anche Allegri ha detto: avevamo una squadra con tanti giocatori abili a ripartire. Sì, però rimaniamo pigri, è inutile. Siamo proprio pigri, non abbiamo questa voglia di andare in velocità. Poi magari era ieri sera, non lo so. Però dobbiamo anche metterci nella testa che se siamo in grado di fare una prestazione come quella con l'Inter in casa, possiamo farla allo stesso modo, anche meglio, con questo Cagliari, con tutto rispetto per il Cagliari. Quindi ancora una volta torni a lì, secondo me è proprio un discorso di testa. Vabbè, sei per Bernardeschi, da subentrato che fa poco e niente, sei solito del subentrante. A Dybala do 6, nonostante una partita nella quale non mi ha entusiasmato per niente, non c'è stato niente di, anzi sarebbe stato probabilmente un voto negativo. Allegri stava anche per toglierlo, per inserire Moise Kean, probabilmente per riempire l'area insieme a Vlahovic. Poi Dybala fa un paio di giocate, Allegri cambia idea, lo lascia in campo e infatti poi fa l'assist per Vlahovic, che è questo che alza la sua valutazione. Una punizione tirata un po' alta, una palla persa nel primo tempo a centrocampo da cui poi nasce il gol del Cagliari, che come non è fallo, cioè è proprio semplice contrasto di gioco all'interno del mondo del pallone, dato che il calcio è uno sport di contatto. Forse è un po' troppo leggero Dybala nell'andare giù a centrocampo e perdere un pallone così importante, che ci trova anche scoperti, che ci trova anche poco attenti, poco pronti per andare a gestire il contropiede del Cagliari, e prendiamo gol. Poi davvero quella palla che mette per Vlahovic, perfetta, quella palla che mette per Cuadrado di destro, tanta roba. Dybala in crescita sul lungo, un diesel, però sicuramente non la miglior partita di Dybala, ma proprio nemmeno lontanamente rispetto a quello che so per certo essere Paolo Dybala. 6, perché comunque alla fine la risolve lui, ma dalle due facce. Vlahovic 6 e mezzo, e voi direte: ma come, Vlahovic che non ha fatto niente per tutta la partita? Sì ragazzi, ma qui però entra in gioco il discorso che facevamo ieri sera. Ma Vlahovic è sempre rimasto da solo dentro l'area di rigore del Cagliari, era sempre da solo. L'unica palla davvero giocabile che ha avuto Vlahovic per andare ad attaccare la profondità, per andare a tirare verso la porta del Cagliari, l'unica, ha fatto gol. Poi è sempre stato lì a lottare, Altare e Lovato gli hanno dato del filo da torcere, tantissimo filo da torcere, anche a giocare sempre spalle alla porta. Vlahovic per me è molto bravo a giocare spalle alla porta, ma non può giocare solo spalle alla porta. E infatti gli dai un paio di palle in profondità, ma ne basta una. Davvero, ieri sera l'unica palla ricevuta da Vlahovic in profondità è stata quella che gli ha servito Dybala, che gli ha dato Dybala, fatto gol. Questo è un giocatore che, questa è la mia grande critica ad Allegri nelle ultime settimane. Io capisco fare un certo approccio di partita quando non ce l'hai quell'attaccante che ti attacca bene la profondità, quando non ce l'hai quell'attaccante così freddo sotto porta, non ce l'hai quell'attaccante che se dai tre palloni almeno uno te lo butta dentro. Adesso ce l'abbiamo, ma infatti io quando sento
che c'è un problema a Vlahovic, ma non è vero, ragazzi, ma questa cosa non è vera. Ma quando acquisti un giocatore di 20 anni, lo acquisti sul lungo e comunque Vlahovic il suo lo sta facendo. Come non credo che Allegri abbia svalutato Vlahovic, l'abbia indebolito, l'abbia rovinato. Assolutamente no. Però non siamo ancora riusciti a trovare la quadra per farlo rendere al meglio. Poi magari, da butto lì, non lo so, nella testa di Allegri c'è l'idea che Vlahovic possa rendere al meglio con due giocatori sull'esterno piuttosto che uno vicino come Dybala, un po' come faceva la Fiorentina, e che quindi anche da questo dipenda la scelta di non rinnovare Paolo Dybala. Non lo so, l'ho buttata lì, non ne ho la più pallida idea. Sicuramente ad oggi non stiamo riuscendo a valorizzarlo al 100%, e comunque Vlahovic all'interno della stagione sta comunque facendo il suo e ci sta mettendo del suo, lo zampino, nelle prestazioni, nei risultati della Juventus. Con la Salernitana gol e assist, ieri sera gol che ti decide la partita. Con l'Inter assente, purtroppo, il grande assente con l'Inter all'interno di una partita che la Juventus ha giocato bene. Lui è stato il grande assente, ha avuto anche un paio di occasioni e le ha sprecate. Oh, ma succede, capita. Mettiamola nel curriculum, mettiamola nel repertorio. Siamo sicuri che questo farà in modo di farlo migliorare. Saranno insegnamenti, perché bisogna imparare. Ragazzi, siamo sempre lì. Con i giocatori giovani bisogna imparare. Se cercavi il giocatore che è già pronto, andai a prendere Benzema, ti tenevi Ronaldo, cercavi Cavani, hai preso un classe 2000? Classe 2000? Bene. Aspettalo, anche perché nella stessa squadra della Juventus ce n'è un altro di classe 2000, che è Moise Kean, che purtroppo, ragazzi, anche ieri sera lo vedi, entra. Che cosa dà Moise Kean? Che cos'è Moise Kean? Perché è così involuto Moise Kean? Moise Kean ha avuto una grande involuzione, poi non so se è colpa della Juve, se è colpa di Allegri, se è colpa sua. Da Kean mi aspettavo sicuramente qualcosina di più. Vabbè, chiudo questa parentesi, ne parleremo poi a tempo debito. Io sono super soddisfatto per la vittoria, certo, si può migliorare, si può cercare di fare un po' di più, poi io sono sempre di quella. In Serie A tutte le partite sono complicate, abbiamo visto delle squadre perdere dei punti su dei campi che dici quindi tutte le volte che alla fine poi i tre punti si portano a casa c'è da essere contenti. Noi stessi quest'anno abbiamo perso delle partite, abbiamo lasciato indietro dei punti contro squadre che lasciamo stare. Calcio è così, ragazzi, c'è poco da fare.